Ringrazio tutti per la loro partecipazione e ringrazio anche questa bellissima città che ci ha accolto, almeno noi che veniamo da altre regioni. Mi chiamo Renzo Sorona, sono parte del comitato scientifico della Società Libera che organizza questo convegno. Faccio anche professore di criminologia all'Università Cattolica della Sacra Cuore di Milano. Ringrazio tutti i partecipanti e scusa soltanto il procuratore Federico Caffiero De Rao, che all'ultimo momento ha avuto qualche altra cosa, un altro impegno, e si scusa per non poter venire. Per il resto, i relatori sono tutti qui, staranno venendo, e quindi avremo una mattina densa di impegni e di relazioni. Non avremo il tradizionale coffee break. Quindi prego tutti di stare sui tempi previsti, 15-25 minuti per la relazione, e procediamo con l'autorità e devo dire l'ospite che ringraziamo subito per la disponibilità del luogo e della sala, l'assessore Adriano Della Cosa, assessore alla legalità della provincia di Salerno. Prego, assessore. Grazie, buongiorno. Io devo riferire intanto le scuse e i saluti del presidente della provincia Iannone, ma purtroppo un impegno concorrente gli ha impedito di essere presente. Peraltro anticipo sin d'ora che cercherò di trattenermi quanto più a lungo mi sarà possibile, ma poi devo raggiungere anche io gli altri colleghi della Giunta perché abbiamo previsto una riunione per questa mattina. Un saluto e un ringraziamento alle autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore di Salerno, i comandanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto. Credo tutti insieme si possa testimoniare di un impegno comune. Al tavolo dei relatori noi abbiamo il rappresentante della Procura di Salerno. Io ho guardato con molta attenzione l'abstract, il messaggio che accompagna i lavori di questa giornata di riflessione o di studio, dove credo che siano posti correttamente in inversione proporzionale: dove cresce, dove diminuisce la presenza dello Stato, cresce la criminalità. Credo su questo siamo tutti d'accordo. Credo però anche che la presenza dello Stato non debba tradursi esclusivamente in un'attività di repressione. Serve che il sentimento di legalità entri a far parte della cultura e della coscienza di ognuno, e dunque ben vengano iniziative come questa, perché si deve parlare di cultura della legalità, le istituzioni insieme devono farlo. Credo che questa sia una grande occasione offerta alla nostra comunità salernitana e di questo io stesso personalmente ringrazio. Buon lavoro. Grazie assessore, ancora grazie per questa meravigliosa ospitalità in questo meraviglioso palazzo. Prego il senatore Riccardo Petrizzi, direttore della rivista Intervento con la Società, di prendere la parola. Se puoi andare al podio? No, al podio, grazie. Questo è riservato soltanto all'assessore ai politici. Più Stato, meno Stato. Diceva l'assessore, che ringrazio per la sua presenza e mi associo ai suoi ringraziamenti soprattutto per la disponibilità, nonostante i tempi difficili, di tante autorità. Innanzitutto, signor Prefetto, Eccellenza, grazie per essere presente qui a questo convegno. Io presumo quindi che la riflessione di oggi debba incentrarsi proprio sul tema più Stato o meno Stato, ed in particolare sul ruolo che lo Stato negli ultimi 50 anni ha assolto o non ha assolto nei confronti del Mezzogiorno, e stabilire in quali ambiti c'è necessità di una presenza più forte e maggiore dello Stato e dove invece, e mi riferisco in particolare agli ambiti di carattere economico, dove questa presenza dovrebbe essere alleggerita. Per potermi orientare nelle mie brevi riflessioni,
Io vorrei far riferimento a due principi essenziali: il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà. Sono due principi assiologici, fondamentali, della dottrina sociale della Chiesa, recepiti anche però dalla legislazione europea con le sue direttrici sulla sussidiarietà e sulla solidarietà. Perché sono importanti questi due principi e perché vanno affrontati e riportati e ricordati nel momento in cui noi dobbiamo stabilire i perimetri dell'intervento dello Stato o i perimetri di libertà dei cosiddetti corpi sociali di intervento. Perché in base al principio di sussidiarietà si postula che il problema debba essere e possa essere risolto dalla comunità più vicina al luogo in cui è nato il problema, e man mano in cerchi concentrici si sale sempre più in alto fino ad arrivare allo Stato. Mi riferisco ai corpi sociali naturali come la famiglia. Laddove il problema nasce nell'ambito della famiglia, è opportuno ed è auspicabile che il problema venga risolto direttamente dalla famiglia, poi dagli ordini professionali, dalle associazioni di categorie, dagli enti locali, comuni, province, regioni, fino ad arrivare allo Stato, ultima istanza. È il principio di solidarietà, in base al quale noi dobbiamo tendere a una solidarietà di ceti, di ambienti, di istituzioni, di generazioni. Questi due principi, secondo me, negli ultimi 50 anni di storia repubblicana sono stati, per quanto riguarda il problema del Mezzogiorno, ampiamente disattesi. Non è stato mai applicato il principio di sussidiarietà, è stato solamente qualche volta applicato il principio di sussidiarietà. Allora, se noi vogliamo affrontare i problemi che affronteremo oggi con autorevoli rappresentanti, che come vedete sono espressioni di varie istituzioni, di varie altre, per cui cercheremo di dare, ed è veramente meritevole che Società Libera e Vincenzo Vita abbia pensato di replicare qui un convegno che già è stato fatto e ha avuto successo a Caserta. Vediamo, cercheremo di affrontare a 360 gradi questo problema. Noi anche recentemente assistiamo a ulteriori ennesimi scandali che hanno investito il Mezzogiorno. È un film di sapore antico, premente, quello che si presenta puntualmente e che ci obbliga ad affrontare questi problemi di mala amministrazione, di corruzione, di malversazione, e affrontando questi problemi noi deviamo e portiamo lontano la nostra attenzione dai problemi dello sviluppo e del benessere di queste terre. Per cui noi ci fermiamo sempre su problematiche dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma non è solamente una questione di ordine pubblico o di blindare insediamenti produttivi. I dati recenti ci dicono che negli ultimi anni sono stati investiti centinaia di amministratori e di pubblici dipendenti, qualche volta anche appartenenti alle forze del pubblico. Quindi garantire sicurezza al Sud e ai suoi operatori economici e alle politiche di sviluppo significa bonificare profondamente il territorio e la pubblica amministrazione, rinnovando la qualità e l'affidabilità degli operatori e delle politiche della sicurezza. Una parte degli amministratori locali si sono addirittura dimostrati incompetenti e incapaci persino ad accedere ai finanziamenti comunitari. Cioè, la percentuale di utilizzo di questi finanziamenti per le regioni meridionali è limitatissima, e non esiste, giustamente, è limitatissima. Ma una variabile è un fattore
di cui ci si dimentica puntualmente è la variabile, è il fattore che riguarda la popolazione, che fino a qualche anno fa era l'unica ricchezza del sud. I figli rappresentavano l'assicurazione per la vecchiaia. In pratica, quanti più figli si facevano, tanto più era assicurata la vecchiaia, nonostante la sanità, nonostante le pensioni fossero inadeguate, nonostante il mancato sviluppo economico. Anche da questo punto di vista, il sud d'Italia ha imboccato una strada senza limiti. L'ultimo rapporto Svimez, che è l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ci dà dei dati che sono estremamente preoccupanti. Parla addirittura di tsunami demografico. Pensate che nella popolazione complessiva del Mezzogiorno, nel giro di qualche decennio, noi passeremo dall'attuale 8,3% al 18,4% per quanto riguarda gli ultra 75 anni, mentre il centro-nord aumenterà questa percentuale solamente del 16,5%. Nei prossimi 20 anni il mezzogiorno perderà un giovane su 4 e saranno 2 milioni di giovani in meno nei prossimi 20 anni. In pratica nel sud si nasce meno. Pensate che già la percentuale bassissima di natalità, il tasso di natalità è di 1,4%, cioè una donna dà alla luce un bambino e un braccio, un bambino e una gamba. Per quanto riguarda l'Italia meridionale, questa percentuale dell'1,43% diminuisce all'1,3%, per cui noi avremo un'area che sarà sfornita di giovani, di menti, di intelligenze ed anche di braccia di lavoro. Ad accentuare questa problematica della natalità, che farà spopolare e impoverirà il mezzogiorno, e su questo tema pochissime persone parlano, tantomeno le forze politiche, perché evidentemente questo è un problema che va sul medio e sul lunghissimo termine, e le forze politiche sono interessate alla quotidianità e alla prossima campagna elettorale, non a queste problematiche di lunghissimo termine. A questa grave situazione della denatalità si aggiunge la situazione, perlomeno negli ultimi 2-3 anni, dello spopolamento per emigrazione, con milioni di euro spesi in formazione che vengono completamente sperperati per questi giorni, vengono preparati al sud e se ne vanno poi o all'estero o in Italia settentrionale. Quindi è una perdita secca di capitale sociale, quel capitale sociale che è indispensabile per qualsiasi impresa e per qualsiasi sistema economico. Noi abbiamo quindi uno scenario di questo tipo dove mancano addirittura le precondizioni, e le precondizioni sono un ordine pubblico che consenta sicurezza ai nostri imprenditori e soprattutto un problema di carattere infrastrutturale. Fino a quando in Italia meridionale noi avremo infrastrutture al 50% della media italiana e al 30% della media europea, non ci sarà investitore estero o investitore di qualsiasi paese che possa venire qui nel nostro territorio. Questa è una precondizione insieme a quella dell'ordine. Allora, le soluzioni quali potrebbero essere? Innanzitutto, e mi avvio alla conclusione, fare perno e forza sulla cultura e sulla tradizione, usi, costumi, tradizioni meridionali, per poter lanciare i nostri prodotti. Il mezzogiorno non è un'area depressa, è solamente un'area differente, un territorio per usi, costumi, tradizioni, persino per vissuto della religione cattolica. È la causa remota di quello che
successo degli ultimi 50-60 anni e l'aver voluto disattendere e omologare questa realtà. Allora lui, facendo coniugare la cultura e gli imprenditori e la classe, non mi piace questo termine classe, la categoria degli imprenditori, che è obsoleta, il termine classe non esiste più, non sono mai esistite le classi sociali, non esistono le categorie. Fare sinergia tra cultura per recuperare la nostra tradizione e modelli di sviluppo innovativi, turismo, l'artigianato, in pratica tutte queste caratteristiche proprie del popolo meridionale che possono dare forza a uno sviluppo senza omologare e senza trasformare le tradizioni, la storia, gli usi e i costumi della nostra gente, che è ancora capace di poter reagire e poter recuperare il terreno per tutti. In pratica la questione meridionale non è più una questione solamente di un territorio, è diventata da qualche anno a questa parte la questione nazionale. Se non si risolvono i problemi del Mezzogiorno, non si potranno risolvere nemmeno i problemi dell'Italia e della nostra nazione. Grazie. Grazie senatore Petrizzi, ha la parola il dottor Vincenzo Rita, direttore di Società Libera, che organizza questo convegno. Credo che il dottor Rita ci spiegherà le ragioni, gli scopi e anche la storia di Società Libera, come la storia lunga e molto breve, come siamo arrivati a oggi. Sì, grazie a tutti. Giustamente, come dice Ernesto Savona, forse bisogna dire qualcosa in più su Società Libera, un piccolissimo caffè. Società Libera è un'associazione culturale nata che ha come scopo, come obiettivo, occuparsi del liberalismo. Gran brutta parola in un paese in cui si dichiarano tutti liberali, quindi non si capisce bene che cosa sia il liberalismo. Infatti noi non usiamo mai il termine liberale, ma ci facciamo appunto al liberalismo. Come ne interpretiamo che sono il liberalismo? Il liberalismo non è un'ideologia chiusa, è un sistema di pensiero che mette al primo piano, mettere un piedistallo la persona, la sua responsabilità individuale e le libertà individuali. Tutto il resto, come dire, passa al secondo ordine, senza addentrarci in un ragionamento di questo tipo. Allora, se Società Libera si occupa di libertà individuali, evidentemente non può non occuparsi anche del problema del crimine organizzato, che in qualche modo impatta con le libertà individuali. E da qui la ragione di questo qui a questo convegno questa mattina. È un convegno che, come dire, non vuole essere un convegno di denuncia, di constatazione che esiste la criminalità, sarebbe banale che io venissi da Milano a spiegare che cos'è il crimine organizzato. Quindi non vuole essere un convegno sull'ovvio, né ripetitivo di luoghi comuni e neppure, come dire, di compiacimento, perché delle volte assistiamo anche dei convegni su questo tema in cui c'è tanto compiacimento. Approfitto della presenza del senatore Di Sena per ricordare, io lo approfitto perché mi faccio a un ragionamento che ho visto fare all'interno della Camera dei Deputati qualche mese fa. Hanno organizzato un convegno presieduto dal Presidente della Camera in cui c'erano i massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, c'era il Ministro degli Interni. L'ho ascoltato su internet per due ore e ho scoperto una cosa, grande piacere essere un cittadino italiano, che abbiamo le migliori forze di polizia d'Europa, abbiamo la migliore magistratura d'Europa, abbiamo la migliore legislazione antimafia d'Europa. Alla fine dell'ascolto delle due ore mi sono chiesto, e chi l'ascoltava con me ha presentato, ma abbiamo anche delle migliori mafie d'Europa, c'è qualcosa che non torna nel ragionamento. Allora qui non si tratta di compiacersi, si tratta di capire. E quindi un convegno di riflessione non tanto sul crimine organizzato, ma di riflessione sul ruolo che lo Stato deve avere o dovrebbe avere per affrontare questo problema. È un problema, come dire, fondamentale che da sempre dibattiamo e interessa, come dire, della stessa riflessione filosofica. Qual è? È la relazione che intercorre sempre tra il pensiero e la realtà. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo un pensiero, analizziamo, dopodiché interveniamo, vogliamo intervenire in questa realtà in base a delle convinzioni che ci siamo fatte. Molto spesso questo viene
evidentemente ci porta fuori strada, perché succede un meccanismo semplice. Fa passare, come dire, da una funzione cognitiva, cioè di conoscenza di quella che è la realtà che ci circonda, e passare poi alla manipolazione, cercare di intervenire sulla realtà, spesso partiamo, come dire, da preconcetti, da visioni precostituite, da interessi politici ideologici, e via dicendo. Affrontare il tema del crimine organizzato dovrebbe, come dire, esulare da questo tipo di impostazione, perché è fatto molto strano. E allora, in sintesi, che cosa voglio dire? Che la divaricazione spesso tra i fatti e la loro interpretazione prende delle strade un po' diverse. Le due funzioni però esprimeranno tanto più, dire, coerenza, quanto più noi riusciremo ad introdurre in ambedue il concetto del dubbio e della fallibilità delle mie conclusioni. È l'ABC della dottrina del liberalismo. Non essere mai certi di nulla, ma innestare in noi stessi il dubbio di quello che noi stessi pensiamo. Allora, fatto stare questo piccolo preambolo, in qualche modo, io penso perché? Perché nulla è più necessario di questo ragionamento nel momento in cui ci accingiamo ad occuparci di crimine organizzato, del contrasto al crimine. La prima domanda a cui bisogna rispondere, molto chiaramente, e se nella lotta al crimine organizzato lo Stato è vincente o rischia di perdere. Il ragionamento deve partire da qui. E qui non rispondo con una mia convinzione, approfitto ancora della presenza del senatore De Sena, questa volta in qualità e in veste di vicepresidente della commissione bicamerale antimafia, per usare delle parole che la stessa federazione antimafia ha utilizzato nella sua relazione. Che dice: abbiamo vinto molte battaglie, ma non abbiamo vinto la guerra. E non la vinceremo se non avremo a fianco l'antimafia del lavoro, della cultura e dell'etica pubblica. Nulla di più vero, mio amico. Ma dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di società libera, c'è bisogno di ancora di estenderla questa riflessione. Noi crediamo che il rapporto tra Stato e criminalità, come diceva anche il senatore Pedizzi, si sia sviluppato all'interno del binomio troppo Stato, poco Stato. Il troppo Stato ha alimentato le organizzazioni criminali, come sappiamo, attraverso la spesa pubblica, la massonata, l'apparato burocratico, la vischiosità della regolazione normativa, via dicendo. Il poco Stato ne ha sviluppato il ruolo di mediazione dei conflitti. Però qui non mi attengo su queste tematiche, anche perché abbiamo due massimi esperti a livello internazionale, abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Manucci e il professor Savona, che tratteranno di questi argomenti, oltretutto autorevoli membri del comitato scientifico e sociale. Io voglio dare per acquisito il ruolo repressivo, ci mancherebbe altro, è indispensabile operare su questo versante, ma bisogna anche operare però sul versante del potenziamento della cultura, della pratica della legalità e su quello dello sviluppo economico. Ecco qui le tre leve. Sono tre leve su cui bisogna far perno, che vanno utilizzate con grande sincronismo, con la necessaria flessibilità e con grande intelligenza, affinché lo Stato riesca a trovare un unico punto di equilibrio. La magistratura. Io voglio ringraziare il Procuratore Roberti per essere oggi presente tra di noi e mi auguro che trovi questo convegno stimolante e in qualche modo degno di essere vissuto. A mio avviso l'azione della magistratura è complessivamente accettabile. Occorre però segnalare dei rischi connaturati al suo stesso ruolo, che è quella di supplenza alle carenze delle altre due leve. Le altre due leve esistono poco, si vede anche la magistratura e l'azione della magistratura. Fuori di metafora, che cosa voglio dire? Che la magistratura, anche se svolge compiutamente ed egregiamente il proprio lavoro, è soggetta da un lato a un certo tasso di isolamento,
isolamento sociale, dovuto alla percezione che noi abbiamo spesso di essa come un potere a cui tutti gli altri abbiamo delegato la lotta al crimine. Dall'altra, altro rischio, è soggetto ad una sorta di meccanicismo giuridico, una coazione a ripetere, direbbero gli psicologi. E su questo l'informazione poi, come dire, fa da contorno. Tutti noi, accendendo il telegiornale, assistiamo un giorno sì, un giorno no, che uno dei primi 20 latitanti in questo paese è stato assicurato alle padre galere. Però dobbiamo anche renderci conto che questi 20 latitanti non sono tra i migliori 20 latitanti, i peggiori 20 latitanti non riescono mai, perché evidentemente il fantasino non c'è il 21esimo, il 22esimo, fino al 1000esimo X. E quindi è un meccanicismo che però a mio avviso prescinde dal valore e dalla necessità della persuasione. E qui la filosofia del diritto si è disabita, come dire, da più non posso su questo argomento. Non entriamo in merito, cioè dall'operare, cioè in modo idoneo a persuadere. E qui il bilancio degli effetti, come dire, dell'azione repressiva nel suo complesso sulla capacità di persuasione credo sia un po' molesto, obiettivamente. Le carenze poi, il ritardo, l'inefficienza della giustizia civile, come dire, ci mettono la ciliegina, hanno avuto l'effetto di bloccare il sviluppo economico, consentito la funzione di mediazione del crimine e via discorrendo. Non c'è a dire bene. E poi lasciatemelo dire, tanto per chiudere un attimo questa parte, e lo dico a livello personale, come, non come direttore di Società Libera, se in questo paese non entriamo nell'ottica che bisogna eliminare un narcotraffico, come legalizzando la circolazione degli stupefacenti, non le posso, io personalmente assistere agli arresti, alla gente che va in galera, che abbiamo sequestrato 200 kg di cocaina e altri 2000 arrivano, perché stiamo facendo una battaglia completamente persa. E non daremo nessun colpo determinante al criminale. La cultura della legalità e lo sviluppo economico sono due nodi carenti ad alta criticità. La legalità, qui non si tratta di, di organizzare i soliti convegni, i seminari, attività similari. Stamattina ringraziamo gli alunni dell'Istituto Genovese, una classe dell'Istituto Genovese che ci ha voluto onorare della loro presenza. Noi non vogliamo essere tra i professionisti della legalità, cioè di quelli che si occupano continuamente di queste cose. La Libera si occupa dell'economia, dei diritti umani, del diritto internazionale. Ma lo dicevo, siamo qui perché tutto fa parte e si scrive con le libertà individuali. Però bisogna dirvi alcune cose che ha ragione. Facciamo coreografia o ci innamoriamo delle nostre parole di noi stessi. Se la criminalità pretende di rappresentare l'antistato, e allora lo Stato ha non solo il dovere, ma anche la necessità di essere credibile in tutte le sue articolazioni. La cultura della legalità si affermerà nel momento in cui si arriverà alla convinzione comune, condivisa a livello di massa, non a livello di intellettuali o di giornalisti che scrivono su queste cose, che appartenere ad organizzazioni criminali, esserne affiliati o solo conniventi, non sarà più conveniente né sul piano sociale né sul piano dell'immagine personale, quanto sarà un fatto da screditare, come dire, e né su quello economico, evidentemente. Il patrimonio comune che la convinzione e la corruzione e il malaffare politico rappresentano la condizione, l'acqua e l'ambiente ideale per l'attività delle organizzazioni criminali. Ma ne parlerà il professor Mannucci. Io devo dire solo che purtroppo la politica su questo terreno arretra. Su un terreno dato sensibile e vulnerabile della credibilità e delle sfide. E la lotta alla criminalità allora passa anche attraverso una revisione di alcune regole politiche, amministrative, incluse quelle fiscali,
tale da rendere lo Stato non altro rispetto al cittadino. Se io devo pagare le tasse e immaginare o percepire lo Stato come un nemico, e evidentemente non facciamo un buon lavoro sul piano della credibilità dello Stato. Molto probabilmente il ministro del tesoro sarà contento perché incassa tanti soldi, ma contemporaneamente allarghiamo il divario tra sentirmi cittadino e lo Stato stesso. E allora io ricordo che passa attraverso anche un feroce ridimensionamento dell'apparato pubblico. Io ricordo che il prefetto Mori, un bel libro, e il prefetto Mori si intendeva di lotta al crimine, non c'è riuscito manco lui, c'è un pezzo a portare le cose che voleva portare, definì la burocrazia la scienza dell'intercapimine, bellissima questa espressione, dell'intercapimine. Quindi la burocrazia si annida di tutto. E noi lo conosciamo bene questo terreno e questa possibilità per il crimine di inserirsi. Allora bisogna dire una cosa forte, bisogna ridurre la presenza dello Stato, la presenza invasiva dello Stato. Dovrebbe significare allora anche pensare e ripensare allo stesso concetto di cittadinanza, se vogliamo andare un po' più profondo. Non basta più chiamare i cittadini ogni 5 anni a votare e mettere una croce su un simbolo, non basta più, non ci sentiamo più appartenenti ad una comunità se ci chiedono di fare solo questo. E allora ripensiamo, mi rivolgo ai filosofi politici, mi rivolgo agli esperti, occorre avviare da questo punto di vista, come dire, dei meccanismi di partecipazione che ci portano da un diritto passivo che vado ad esercitare mettendo una croce sulla scheda a una cittadinanza, come dire, più attiva. Un territorio non si può, il contrasto al crimine non si può combattere a compartimenti stagni, no? Secondo questa triade, il mio territorio, la mia popolazione, la mia organizzazione criminale, non giù si combatte la giù. Non va bene, perché significa depotenziarne, come dire, la rilevanza e quindi la percezione complessiva che del fenomeno il paese, non questa o quella zona, il paese deve avere del problema del crimine organizzato. E quindi se noi lo releghiamo a un comportamento malavitoso correlato a un territorio, non comprenderemo fino in fondo quanto è difficile e non riusciremo a mettere in piedi o attuare delle strategie vincenti. Allora, se l'impegno del mondo della cultura è una leva indispensabile, come dicevo prima, per l'efficacia della manovra corale, per il contrasto che incida sulle coscienze, che genera mobilitazione etica, e qui lasciatemelo dire, l'informazione in tutte le sue articolazioni ha delle pesanti e complesse responsabilità, perché se i giornali continuano a essere fatti così come fanno, se anche il discorso del crimine organizzato a volte viene ridotto a raccontare le faide tra clan, signore, massa tranquilla, diventa tutta cronaca nera. Abbiamo qui in prima fila un illustre direttore di giornale, questa mattina ci troverà l'onore della sua presenza, Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, un trampello che fa città a un direttore. L'informazione deve cambiare nel paese, sia quella televisiva che quella. Non dà nessun aiuto, non ci dà. Mi avvio alla conclusione con la fondamentale. E allora, io penso anche che la pervasività, no, delle organizzazioni criminali è indicativa e misurabile, specialmente in molte aree del Mezzogiorno, quando hanno capacità di essere clandestati. Perché lo so. Qui non andrebbero detto perché il clandestino diventa contemporaneamente anche stato sociale. Una constatazione, come dire, non piacevole, se si vuole politicamente scorretta, diciamo come vogliamo, ma che fotografa la realtà, dove il controllo del territorio è più stretto e capillare. Evidentemente le mafie svolgono anche un ruolo di compensazione economica e di regolazione della quotidianità della gente.
Allora, contrastare le mafie significa allora per il Mezzogiorno fornirsi anche di un lungimirante piano complessivo di sviluppo e sviluppo economico che si e accompagni la naturale compassione, lo diceva il senatore Bellissimi, di questi territori. E qui a nostro avviso gli imprenditori possono e devono svolgere un ruolo importante e fondamentale per muovere la nazione. Voglio ringraziare il presidente Boccia per la sua presenza. Certo che i passi avanti sono stati fatti. Non accettare più le pressioni del crimine organizzato ha una valenza di esempio, ma mi lasci dire, presidente Boccia, non possiamo farlo di fare. Questo resta nell'ambito della buona pratica. Da una classe imprenditoriale il paese si aspetta molto di più che non pagare il pizzo. Il paese e il Mezzogiorno hanno bisogno di più da una parte che, come dire, così fondamentale della società italiana. Il contrasto al crimine presuppone sviluppo economico, opportunità di lavoro e non possiamo attenderci dall'intervento dello Stato. Quindi tempi anche quanto continuano. Ma da una visione innovativa nel fare impresa e contemporaneamente nel fare sistema da parte di grandi aziende. Progettare, realizzare iniziative intelligenti, comuni, anche al di fuori del core business del singolo imprenditore, che portino alla creazione di effettivi posti di lavoro. Significherebbe questo sì dare un segnale convincente, forte, stimolante, positivo. E lo squilibrio allora tra troppo Stato e poco Stato ha significato anche un processo di impoverimento economico, sicuramente, culturale, e della libertà individuale in vaste aree di questo paese. Allora su questi aspetti, se noi non li comprendiamo con la mia metodo iniziale, di non essere convinti di avere la verità in tasca, ma di ricercarla continuamente, e noi non affronteremo poche strategie, eccetera. Anche perché il paese tutto ha bisogno di uno scatto etico, di una cruda e concreta presa reale, presa di coscienza. Se organizziamo i convegni e diciamo che siamo i migliori tutti, abbiamo la più bella polizia, la più bella magistratura, la più bella legislazione antimafia, andiamo a casa. Bisogna che il paese capisca che ci bisogna complessivamente, al di là anche del rinnovamento morale. Allora, se noi amanti del liberalismo, come dire, sapremo dar voce ad una vigorosa ed efficace cultura in questo senso, che miri tutto, sia indirizzato alla prevenzione, a togliere l'acqua al crimine e quindi alla riduzione delle condizioni favorevoli del perpetuarsi del fenomeno, forse, come dire, come amanti di liberalismo avremmo fatto il nostro dovere per una società che amo definire più libera e più aperta. Grazie. Grazie, Vincenzo Vita. Io ritrovo che però con più interessi tra il Presidente e questa regione e parte della relazione. Spero di risolvere questo conflitto di interessi molto semplice, riducendo al massimo i tempi del mio intervento e dando la possibilità di ascoltare quello di offrire. Proverò a fare una cosa, a coniugare questi due termini che sono un po' ribaditi della conferenza, troppo Stato, stato Stato, cercando di spiegarvi il senso in più della tutto. La mia tesi e la tesi anche di questo convegno è che ci sia stato, diceva anche costruita, troppo Stato da una parte, sovraccaricando il paese di apparati istituzionali burocratici, e poco Stato dall'altra, mancando una visione complessiva, come dovrebbe essere all'interno di uno Stato, soprattutto per la questione meridionale. Quando la possibilità di fare. E quindi questo troppo Stato da una parte, questo
poco stato all'altro, hanno prodotto una serie di guasti, tra questi guasti anche la questione di morte. La mia tesi è che occorre ricercare oggi un punto di equilibrio tra troppo e poco, anche se poi questi concetti dipendono anche da chi li pone, perché se io dico troppo stato per qualcuno, in alcune realtà è poco, e quindi il punto di equilibrio. Vediamo un attimo troppo stato. La tesi è che proprio la spesa pubblica in questo nostro paese, sovraccarico amministrativo, la creazione di enti, le strutture burocratiche amministrative soprattutto nel sud e l'elefantiasi degli apparati amministrativi abbiano prodotto costi crescenti, una bassa qualità dei servizi erogati e nei fatti hanno alimentato le organizzazioni criminali. Questa cosa è andata peggiorando ed è questo quello che mi preoccupa molto come ricercatore, perché quando le tendenze peggiorano vuol dire che la situazione è complicata. L'Unione Europea nel 2013 farà il primo rapporto europeo contro la corruzione, io collaboro a questa iniziativa, e uno dei problemi più grossi è quello di riuscire a trovare degli strumenti che misurino la criminalità, la corruzione, sono cose abbastanza simili. E un gruppo di ricercatori sta lavorando su questo, io in preparazione di questo problema mi sono permesso di fare un piccolo esercizio su uno dei criteri che è importante, che è quello delle inefficienze degli apparati burocratici amministrativi e misurare queste inefficienze. Io ho fatto un piccolo calcolo sulla Salerno-Reggio Calabria, che poi è l'autostrada che non conosce. La Salerno-Reggio Calabria, ho soltanto due slide, non vi preoccupate, ci sono voluti 13 anni dalla legge istitutiva per costruirla, la legge istitutiva, l'autostrada viene inaugurata il 13 giugno del 1974, e assumendo che quello che dice il ministro Passa verrà completato nel 2013, nessuno ci crede, ci vorranno 16 anni per ricordare, tra in più per ricostruire. E quindi questo è il primo indicatore di inefficienza, è ricostruire un'autostrada. La tecnologia è nuova, ma ha problemi di sicurezza aumentati, compensando le tecnologie con quella sicurezza, sono 3 anni più per ricordare che per costruire un'autostrada. Attenzione, l'autostrada permette una misurazione dei ritardi perché è fatta di tunnel, gallerie, ponti, eccetera, e quindi si può misurare, altre cose sono più misurate. Poi, la seconda slide, grazie, grazie. Abbiamo provato a misurare i costi di questa autostrada. Anche qui è uno dei pochi criteri che ci permette di fare dei costi comparati. L'autostrada è costata 2 miliardi e 480 milioni di euro trasferendo i costi al 2007 con le tabelle dell'Istat, e quindi abbiamo fatto tutto il processo di conversione dei costi dalle lire all'euro. Oggi l'autostrada dovrà costare 10.5 miliardi di euro, che vogliono dire 23,7 milioni di euro a chilometro, in pratica 8 miliardi e 183 milioni che sono quelli che sono scomparsi, che hanno alimentato la corruzione e la criminalità organizzata. Il differenziale dei costi sono 8 miliardi 183 milioni di euro in più, che sono quello che ha dato nelle tasche di costruzione. La misura è questa: l'autostrada ha la stessa lunghezza, l'autostrada ha le stesse gallerie, con qualche piccola differenza, ma è costata per infatti 8 miliardi 183 milioni di quando si fa la nuova. Ripeto, a tecnologie migliorate più efficienti, anche se a costi di a normative di sicurezza anche questa che è un indicatore che sta permeando anche molti dei lavori che si fanno in questa Commissione europea, perché le strade, gli appalti pubblici eccetera sono cose misurabili. Quando invece siamo in settori poco misurabili il problema è molto complicato, e questo ci invita, forse anche il senatore De Sena, a ragionare con i ricercatori su numeri un po' più attendibili e dimostrarli, anziché campare in aria e dire la corruzione costa 60 miliardi ma non sappiamo come, oppure costa la criminalità, cioè 180 miliardi di fatturato e non sappiamo come. Questi sono criteri che ci permettono di stabilire quanti soldi sono entrati nelle tasche di qualcuno, che siano gli amministratori della corruzione, che siano le organizzazioni criminali,
è un altro paio di maniche, non siamo in grado di farlo. Bene, questo è il risultato di inefficienza accoppiata a costi. Da dove viene questo ragionamento? Sta nella storia del nostro paese, è molto molto complicato. Io ho esaminato semplicemente gli apparati burocratici che esistono dal dopoguerra in poi, la pesantezza burocratica è questo è l'unica. Questo è il troppo stato. Ma andiamo un attimo al poco stato e devo dire che sicuramente quello che è mancato in questo paese, quello che io credo che sia il dovere principale di uno Stato, è avere una visione politica complessiva. E la domanda che ci facciamo tutti è: perché la questione meridionale è stata affrontata a pezzettini e non c'è stata questa visione complessiva come c'è stata in Germania, quando invece l'unificazione con la Germania dell'Est in 10 più 10 anni è stato un processo compiuto a costi in parte anche europei nostri, ma sicuramente un processo compiuto, perché in Italia questo non c'è stato. L'intervento straordinario è quello della Cassa per il Mezzogiorno, sono state erogazioni di, anche qui, frammentate di elargizioni, e a questo punto quello che è mancato è una visione culturale. Sbagli anche di incentivazioni imprenditoriali, si è sbagliato a investire qui, lì, eccetera. Ma sicuramente è mancata una visione complessiva di che cosa fare. Quello che dovremmo tradurre in economia è mancato un business plan. Non si è saputo prendere delle decisioni che fossero quelle decisioni a vantaggio di un'economia meridionale che si doveva riportare in un paese che a quel punto, dopo la seconda guerra mondiale, meritava un investimento massiccio in termini di vita. Anche questo, alla fine, ha alimentato le tasche delle organizzazioni criminali che, stando all'interno di un troppo stato da una parte che gli dava le risorse e dava mancato dalla visione, ne hanno approfittato e a questo punto hanno trovato la loro convenienza. Ma questo sviluppo, questa mancanza di visione dal dopoguerra in poi è stata sicuramente un'altra cosa importante. È stata, come la prima parte del ragionamento, la creazione di una serie di opportunità di frodi e di corruzione. E se voi pensate, ho analizzato tutti i terremoti, Belice, Irpinia, L'Aquila, che cadono all'interno del sud, questi terremoti sono stati le occasioni per opportunità di frodi e di corruzione. E non l'ultimo, quello dell'Aquila. Belice, Irpinia e L'Aquila hanno avuto dei costi che ancora non ho stimato, ma che sicuramente sono il prodotto di regolazioni sbagliate, di incentivazioni sbagliate e di elargizioni assolutamente sbagliate, che aveva inventato anche qui da capo le tasche degli amministratori e le tasche degli organizzatori. Lo stesso si può dire per la giustizia civile, non ha funzionato. L'unica cosa che devo dire che nel sud ha funzionato è quello della giustizia penale. In questo paese, nel settore della giustizia penale, diamo merito, c'è stato un cambiamento di ottica dall'80 in poi, con la nuova legislazione di mafia, la nuova struttura della giustizia penale, eccetera, anche attualmente, che ha compensato, purtroppo portandosi sulle spalle, il problema della mancanza della prevenzione e della regolazione che produceva opportunità, ha cercato di ostacolare. In un certo senso, che cosa è successo nel nostro paese? C'è stato uno Stato che ha prodotto opportunità di corruzione e di criminalità da una parte, e uno Stato che dall'altra, col braccio della giustizia penale, cercava di ostacolare e cerca di ostacolare. Lo Stato è presente in molti settori. Ora, la mia tesi è che io vado semplicemente per schemi, per non togliere tempo ai miei colleghi, ci sia bisogno di una ricerca di un punto di equilibrio, perché stiamo andando avanti su questo processo scivolando e ci sono tre deuropeizzazioni rilevanti che rischiano di portarci veramente in una situazione complicata. Parlo nel Mezzogiorno, ma a questo punto è tutto un problema di struttura paese. La prima è la perdita di capitale sociale, lo diceva il senatore Pedrizzi. Ogni anno 36.000 unità circa vanno via dal sud. Significa un 3% dei residenti, sono dati ISTAT, e questo è il primo processo di deurbanizzazione di un paese. Non ritorno indietro. Il secondo è sicuramente la perdita complessiva di risorse. Nel momento in cui si sta tagliando da tutte le parti, ahimè, anche le risorse del sud, dove erano già poche, per ragioni vanno. E la terza, che sembra un'ironia, ma che è una terza deurbanizzazione, che è quella delle prime due, la perdita di risorse criminali. Questa cosa va detta, lo stiamo studiando, perché oggi il movimento massiccio degli investimenti, la
parte della criminalità che prima era nei territori dove operava, si sta completamente spostando fuori, al nord o altrove. Ironia della sorte vuole che lo Stato ha creato opportunità di produzione di criminalità al sud, ci sono ancora, e che queste risorse vengono poi investite nelle economie legittime del nord o degli altri paesi. E so che non si dovrebbe dire, ma si perde anche questo. Le risorse che il sud sta perdendo in termini di investimenti criminali sono massicci. Non dico che bisogna anche resti, dico che andrebbero confiscate e sequestrate, però certamente quel benessere che era residuale si sta anche qui perdendo. A questo punto tutto ciò richiede una riflessione aggiornata sui dati, sui linguaggi, sulla cultura, sui rimedi. Io individuo tre cose importanti. Uno, sicuramente quello della retratezza democratica e quello del suo linguaggio. Questa parola della cultura della libertà c'è poco, andrebbe più praticata che parlata, ma credo che soprattutto, questo è molto importante, non si può ragionare ancora se candidare oppure non candidare, bisogna fare una legge apposta per questo, dovrebbe essere una prassi etica all'interno dei movimenti politici e delle culture. Il fatto che si debba legiferare per non candidare mi dà una grande tristezza da cittadino italiano, però se questo è l'unico strumento per evitarlo, meglio che ben venga anche una legge contro la candidabilità degli incriminati o dei condannati. C'è un problema di contenuto molto serio, però, che secondo me è molto importante. Qui, a parte il controllo penale, che in questo momento non mi interessa, tutto il settore della regolazione amministrativa va completamente toccato. È prolisso, crea opportunità di corruzione e di frodi, è pesante, va reso leggero, va deregolato moltissime cose, come quella dell'imprenditoria e le certificazioni di mafia che non funzionano per niente. E va affrontato in modo assolutamente moderno, nel senso che a questo punto il contenuto della stessa legge anticorruzione del Padre Arco e Sola Luci ha tutto spostato sulla nuova tipologia dei reati, qualche cosa, ma in termini strutturale, prevenzione, questa legge fa veramente poco, nel senso che riscarica da capo sulle spalle dei giudici, come in fondo era la legge normativa anticorruzione, quella di incriminare le persone e magari di mettere in galera. Ma nei fatti questa legge, come tutte le altre non leggi precedenti, non tocca quegli snodi strutturali che hanno prodotto opportunità di corruzione e di frodi. E questo è il vero ragionamento che si dovrebbe fare all'interno della regolazione amministrativa del nostro Paese. Non si è riuscito a fare, tanti anni fa, per una nuova commissione anticorruzione, non si è riuscito a fare neanche in questa occasione della nuova legge anticorruzione. Credo che non so quando si riuscirà a fare, il problema non è quello di condannare i corrotti. Sicuramente ben venga la condanna di corruzione. Il problema è quello di evitare che ci sia la corruzione e ridurre la potenza di corruzione. Questo è un approccio moderno al problema. L'approccio vecchio è quello di condannare, ma l'approccio moderno è quello di ridurre le opportunità che si possa essere corrotti e fare corruzione. Sicuramente l'organizzazione periferica dello Stato si sta intervenendo per scolpire le province e altre cose di questo tipo e vediamo in che direzione. E poi, ne parlava il dottor Olinda, mettere in modo user friendly tutta la regolazione riguardante l'imprenditoria e altre cose di questo tipo. Questo è un paese che soffre di iperregolazione e io, studiando questi problemi, insisto molto che molto spesso anche le tasse non si pagano per la complicazione della regolazione dei sistemi fiscali. In un certo senso, qui chiudo, dando poi la parola al senatore De Sena. È probabile che nel nostro paese faranno più benefici in termini di riduzione delle opportunità, quindi in area di evoluzione, le proposte di semplificazione amministrativa che fare delle leggi ad hoc come quelle dell'anticorruzione. Grazie. Con piacere, adesso torno a mestiere di presidente di questo coso, dare la parola al senatore Luigi De Sena, che è vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Devo dire, se mi permette, il senatore De Sena, una parola in più. Il senatore De Sena ha una sintesi, è stato un operatore di sicurezza ad altissimo livello come vice capo vicario della polizia, è stato mandato dal ministro poi a Reggio Calabria come un prefetto speciale, se si può dire così. Devo dire che con lui, di cui mi onoro con questa amicizia, mi sono permesso di scambiare, ha una visione
politica delle cose, ma anche una consapevolezza tecnica dei problemi e dei rimedi. Sono molto, molto contento che abbia accettato l'invito a venire da noi, perché proprio questa capacità politica e la conoscenza dei problemi permette di avere probabilmente una visione molto realistica di quello che succede e dei rimedi che si possono prendere. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi tutti, grazie all'organizzatore Vincenzo Lucio, grazie anche al nostro ospite, rispondo subito a Ernesto Salone che spesso viene in imbarazzo su un suo organismo, abbiamo raggiunto una sintesi abbastanza significativa. Permettetemi innanzitutto di saltare con affetto e ammirazione a collega Salerno, questo vedeso, sono altrettanto affetti con tanti provinciati da altre carriere alla loro finanza, fanno un lavoro straordinario in quegli anni, sicuramente di estrema significatività, sicuramente supporto dalla chiesa organizzata. La prevista ci troviamo dinanzi ad una evoluzione della fronte della repressione. Magistratura, forze di polizia, organismi investigativi delle forze di polizia. Fanno ormai un lavoro di straordinaria quotidianità. Ma tutto questo non è sufficiente, perché in effetti manca quello che la prevenzione generale o generalista, che l'attribuzione che spesso si fa qualificando l'attività del prefetto in sé. Ma è la prevenzione generalista che fa riferimento alla politica, al mondo della cultura, alla pubblica amministrazione, all'imprenditoria, al mondo socio-economico, che devono sicuramente assumersi particolari responsabilità e definitivamente per concorrere sul piano della prevenzione a chiudere il quadro sul fronte dell'antimafia. Che cosa ho potuto osservare in questa mia prima esperienza parlamentare? Che ci sono alcuni difetti che vanno messi in evidenza. Politica e pubblica amministrazione, a questi difetti che ho rilevato nella mia precedente attività, sicuramente sono autoreferenziali, sia la politica che la pubblica amministrazione. E poi c'è una grossa carenza di ascolto, l'ascolto delle istanze del cittadino, e quindi non c'è nessuna possibilità di concertare, di condividere una soluzione di riferimento delle istanze specifiche. E io voglio trattenermi molto brevemente su alcuni aspetti che sono quanto mai all'ordine del giorno sul posto della prevenzione generale, quindi sulle responsabilità della politica e delle istituzioni, che sono state responsabilità già richiamate nei vari interventi precedenti. Vedete, Stato più Stato, io credo che è sbagliato, secondo me, è Stato più Stato, c'è bisogno di uno Stato migliore, ma uno Stato migliore è ancorato alla politica, all'evoluzione di una politica parlamentare che vada nella direzione giusta. Vi propongo tre riflessioni. La prima riflessione: il mondo dell'imprenditoria, le piccole e medie imprese che sono poi l'ossatura portante del sistema economico e imprenditoriale del nostro paese, lo Stato oggi pretende atti di eroismo da parte di un imprenditore. Dice: tu devi denunziare i tentativi di estorsione. Perché? Ma per rendere appetibile l'offerta legale bisogna anche confortarlo di alcuni rimedi che per la verità di natura sono sfuggiti a quella che è la visione strategica parlamentare. Le white list mi stanno bene, avrei preferito le blacklist, quando il Presidente di Commissione fa presente delle piccole medie. Mi sta bene anche la certificazione creditizia antimafia.
ma per esperienze mie personali, l'imprenditore che ha denunciato l'estorsione, le storture, mi risulta, per esperienze sul territorio, che non hanno più chance, cioè sostanzialmente che vengono abbandonati dai contraenti generali, vengono messi fuori dalla dinamica dei lavori. Prima Ernesto Savona faceva riferimento alla costanza del giocato, su cui, proprio su quel territorio, io ho fatto questa esperienza. E allora io credo che oltre alla white list, oltre alla certificazione per giustizia privata, che non è assolutamente sufficiente, perché quando vado in banca con la maglietta, la certificazione per giustizia, se io non ho un lavoro da banca, che non è sicuramente di più di ricerca, io non torno in qualche momento, perché non abbiamo nulla da concedere. E allora bisogna creare un percorso privilegiato per quelle aziende che certificano, che hanno denunciato e che molto spesso gli stessi imprenditori sono sottoposti a tutela. A questi dobbiamo, in sede di aggiudicazione delle opere pubbliche, dobbiamo dare un percorso adeguato. E si dice no, l'Unione Europea non interessa. Vado a modificare l'articolo 52 del codice degli appalti, faccio 5 e ci inserisco tra le categorie delle persone che devono avere un percorso privilegiato, anche gli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare questo. A loro l'offerta legale diventa appetibile. Altrimenti l'imprenditore, specialmente in periodi di questi tempi di grossa crisi economica, sicuramente non avrà nessunissimo interesse a denunciare le strutture e tentrapisce la propria comunità personale, familiare e aziendale. Questo credo che. Però sotto questo aspetto abbiamo bisogno che la proposta di legge esiste, abbiamo bisogno anche del sostegno dell'associazione, della stessa Confindustria, che si crei un po' un movimento, perché non è assolutamente giusto che si pretenda atti di eroismo. E passo al secondo argomento. Molto spesso nei territori particolarmente aggrediti dalle mafie, e quello dove Roberto lo sa perfettamente, anche dai sindaci, dagli amministratori locali, pretendiamo atti di eroismo. Io non sono un cultore dello scioglimento per infiltrazione mafiosa, ma perché? Perché in 231 casi, dalla vigenza della norma, rivolto anche al prefetto, credo che i risultati siano stati molto mali. La sorpresa amministrativa con l'abbattimento della libertà democratica non credo che abbia dato grandi risultati. Allora a questo punto c'è bisogno di qualcosa che venga inquadrata in quell'azione di prevenzione generalista che facevo cento prima. Preferirei, invece dell'accesso per lo scioglimento, preferirei prima attuare un accesso preventivo dinanzi a sindaci che si mettono in discussione, assumendo il rischio anche dell'inchiesta per l'interesse collettivo. Questi sindaci vanno sostenuti, ma vanno sostenuti in via preventiva. Quando si è arrivato all'accesso e poi allo scioglimento per l'intenzione mafiosa, il danno è stato fatto da parte di danno istituzionale, ma che non porta poi a nessuna conseguenza pratica positiva. Sulla base delle esperienze che ho fatto sui territori meridionali, credo di non dire l'esattezza. Poi abbiamo il contesto della questione meridionale. Riccardo Pedrizzi giustamente ci ha fatto riferimento articolando la questione dell'Italia come una questione nazionale, io ti aggiungo che è una questione europea. Però nel mezzogiorno, al mezzogiorno, negli ultimi 50 anni, le risorse economiche e finanziarie che sono state dedicate, ma ammontano a centinaia di miliardi, miliardi di vecchie lire, la politica di noi meridionali, apro la parete, sono meridionalista, autocritico, non polemico, quindi non faccio mai polemico con nessuno, mi piace il dibattito, sono un cultore della filosofia del dubbio, però ragioniamo un attimo
indipendentemente dalla corruzione, dalle metodologie. Che cosa è rimasto sul territorio? Allora, ed è l'ultimo argomento, è l'ultima riflessione che vi propongo, perché è un fatto propositivo. Noi ci siamo trovati, e Pedrizzi ne faceva fatto riferimento nell'ultima parte del suo intervento, dinanzi ad una programmazione comunitaria che vedono verso le attuali regioni convergenze, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, beneficiare di una massa enorme di fondi europei. Parliamo di svariati miliardi di euro. Lo stesso Riccardo Pedrizzi ha fatto riferimento al fallimento di questa lotta, di questa programmazione. Ma perché? Perché gli effetti sono stati utilizzati in maniera localistica, che è la degenerazione del locale, in maniera elettorale, che non si configura sicuramente idonea a concertare una strategia vera. Allora, la prossima programmazione 2014-2020, che sarà quella definitiva, ammesso e non concesso che riusciamo ad entrarci in maniera autorevole, la prossima programmazione, che peraltro individua nella iniziativa adriatico-ionica un altro beneficiario della programmazione dei fondi strutturali, bisogna stare assolutamente attenti. Bisogna saper coniugare quelle che sono le vere esigenze strategiche, che sono 4, 5, non 100.000, non 200.000 progetti. E come si può fare? E qua rientra di nuovo quella inerzia dello Stato, anche nell'ambito centrale, perché le autorità di gestione a livello nazionale dei vari programmi non dialogano, anche se ci sta il famoso comitato di sorveglianza, non dialogano. E che cosa è successo nelle tre precedenti programmazioni? Che abbiamo fatto 200-300.000 progetti su ogni programmazione che non hanno avuto nessun significato strategico. Allora, l'auspicio qual è? L'auspicio è che nella prossima programmazione, approfittando anche della verità di un grande esperto che gestisce il Ministero della Coesione Territoriale, che è Fabrizio Bacca, che è un ottimo, un grandissimo conoscitore delle dinamiche dei fondi strutturali, autorevolmente conosciuto a livello europeo, approfittiamo. Cerchiamo di concertare a livello centrale quei 4, sono non so più di 4-5 progetti strategici veri, da condividere poi con le regioni meridionali interessate, con le quali chiudere un solo accordo di programma 4, e imponendo ovviamente tutta la progettazione successiva coerente con questi 4-5 progetti strategici, che riguardano essenzialmente l'infrastrutturazione del Mezzogiorno, il dissesto idrogeologico, l'enfatizzazione del turismo, e poi non ci dimentichiamo anche l'enfatizzazione dell'agricoltura, non ci dimentichiamo che è quella che forse è una sponda notevolissima che ci dovrebbe condurre ad un esame autocritico di tutto il contesto che abbiamo abbandonato. Non ne parliamo poi della cultura, se quotidianamente seguiamo sui giornali quello che succede a Pompei, qua a pochi passi. E c'è il programma sul Pompei, però cerchiamo anche di liberarci dagli equivoci e di essere chiari degli impegni, perché altrimenti difficilmente il Mezzogiorno riuscirà ad affrontare quella ipotesi concreta di sviluppo. E chiudo con un sillogismo che riguarda i fondi strutturali, perché sono le uniche risorse che ci stanno. Poi non c'è stato un euro per nessuno. E il sillogismo è questo. La tesi è che i fondi strutturali europei sono diretti allo sviluppo delle regioni irrigate. L'antitesi, lo sviluppo delle regioni meridionali destinatari di fondi strutturali, purtroppo sono ossessionati dalle banche che ne attenuano la possibilità di sviluppo. La sintesi, signori miei, è una sola. I fondi strutturali europei devono essere indirizzati alla prevenzione generalista contro i
denuncia da soli e consentite di l'ultima parla. Io la mia prima esperienza da qualità, però non mi sono mai dimenticato di un progetto che è stato fatto tanti anni fa da Ernesto Savona sulla criminogenesi della legislazione, il cosiddetto progetto Marco, se non vado errato, che nessuno conosce negli ambienti parlamentari. Mi ho proposto la rilettura, la lettura per la verità, e per un quadro che riguarda la rilettura. Ma fino a quando noi avremo nel codice degli appalti un metodo di aggiudicazione che è il massimo ripasso, che è la classica istigazione al delitto, signori miei, non andiamo da nessuna parte, né in tema di anticorruzione, né in tema di metodologie per un sano sviluppo del nostro metodo. Grazie. Grazie senatore De Sena, grazie per questo bel intervento. La parola al procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno, Franco Roberto. Finalmente e veramente come un paese normale nell'ambito della Unione Europea in cui siamo paese fondatore. E ringrazio anche Luigi De Sena, la cui presenza e intervento apprezzo sempre, per avermi dato lo spunto, quindi il là per avviare il mio intervento che prometto sarà breve. Ma non brevissimo. Ma non brevissimo, perché è meglio dirlo su, perché insomma c'è tanto da dire, ma cercherò di essere. Dicevo Luigi De Sena in conclusione del suo intervento, la criminogenesi della legislazione richiamava, diciamo, lo studio di Ernesto Savona, mai preso in esame dal Parlamento. Il problema è perché non viene preso in esame questo ed altri studi di Ernesto e di altri studiosi così importanti, perché non vengono mai presi in esame le sentenze? Perché le sentenze in materia di mafia non le legge nessuno, le leggono gli avvocati, quelli, i giudici che le scrivono, gli avvocati che le leggono magari per appellato, e basta. E qualche volta i giornalisti, ma in modo, devo dire, un po' spesso, non è una critica agli amici giornalisti, ma perché mi rendo conto di quelli che sono i tempi e i modi della comunicazione, in modo spesso frammentario e poco approfondito. Allora, guardate, ci sono due stereotipi quando si parla di mafia e di antimafia, due stereotipi ricorrenti e dannosissimi, dannosissimi ai fini dell'analisi e della messa in campo degli strumenti di governo. I stereotipi dannosi, lo stereotipo che cos'è? Una semplificazione del problema che poi si fonda su una
non completa o non veritiera, non completamente veritiera rappresentazione del problema. Nel nostro caso gli stereotipi dannosissimi sono questi. Il primo, che la mafia è un'emergenza. Il secondo stereotipo dannoso, mi perdoni il dottor Rovica che lo ha citato, è che la mafia è una pista. Dal fatto che la mafia sia una emergenza deriva questo, deriva che ci si accorge, ci si rende conto della gravità del pericolo della presenza e dell'aggressione mafiosa allo Stato solo quando la mafia spara, solo quando attenta ai livelli dell'ordine pubblico, solo quando minaccia i livelli dell'ordine e quindi le istituzioni. Della Camorra a Napoli ci si accorge e si parla solo quando si spara a Scampia per il controllo delle piazze di spaccio. Tra una guerra e l'altra di Scampia, ne abbiamo viste due in sei anni, la Camorra, diciamo, rientra nell'ordinarietà della cronaca e anche, diciamo, la comunicazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata in qualche modo rientra nella ordinarietà. Non si parla più di quella che è la gravità e la profondità del fenomeno mafioso, camorristico nel nostro caso, della nostra regione. Perché è proprio così? Perché la criminalità organizzata non è un'emergenza, anche se a volte, diciamo, si comporta in modo emergenziale. La criminalità organizzata è un elemento strutturale della nostra società, mettiamocelo bene in testa una volta per sempre. Fa parte di noi, elemento costitutivo della storia di Napoli, dell'area metropolitana di Napoli, fino, possiamo dire, a Salerno, da Mondragone fino a Battivaglia, con le varie propaggini. Quello che è stato definito il recinto della Camorra, no? Quindi è un elemento costitutivo della nostra società. Parimenti, dire che la Camorra è un antistato può essere fuorviante. Antistato è certamente il fenomeno terroristico che si contrappone allo Stato, lo vuole distruggere, lo vuole, è un fenomeno eversivo, cioè vuole scardinare lo Stato. Niente di più falso se rapportiamo questo concetto alle mafie, che non vogliono affatto scardinare lo Stato, vogliono invece fare affari con lo Stato, vogliono infiltrarsi nello Stato, vogliono entrare attraverso la corruzione ancor più che attraverso l'intimidazione e la violenza dal rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche e private, dal rapporto con l'imprenditoria, con le quindi niente di più non vero il concetto di antistato. Una volta, lo ricordo sempre, quando parlando nel 94, ormai sono passati quasi 20 anni, il capo della Camorra del tempo, Carmine Alfieri, cominciò a collaborare con la giustizia e io andai a sentire, a raccogliere le prime dichiarazioni. Lui mi fece un rimprovero, mi disse: dottore, io vi stimo, però avevo scritto che lui era antistato, quindi io per primo avevo messo in campo questo stereotipo. E lui disse: io vi stimo, però avete scritto una grande C, puntini, quando avete detto che io sono l'antistato. Cioè, io sono amico dello Stato, sono amico di prefetti, di generali, di magistrati, e abbiamo avuto, per la verità poi della prassi giudiziaria a Napoli e a Salerno, prefetti, generali e magistrati e poliziotti, indagati anche condannati per concorso esterno nell'associazione mafiosa precedente qui a Salerno. Di casa a Napoli che non c'è, ma più o meno diciamo solo. E allora ecco, attenzione, guardiamoci da questi stereotipi, guardiamo in faccia la criminalità organizzata per quello che è, cioè un fenomeno criminale che fa parte, diciamo, della nostra struttura sociale. Non so a dire per verità quello che è stato, diciamo, negli ultimi 20 anni, 30, il rapporto tra Stato e criminalità, tra istituzioni. Mi interessa poco se c'è stato troppo Stato o poco Stato. Quello che c'è, come diceva Luigi De Sena, è che non c'è stato lo Stato
migliore che avremmo voluto, non c'è stato lo Stato, non ci sono state le istituzioni che avrebbero dovuto agire non solo per contenere, per in qualche modo convincere. Vi ricordate che un ministro in anni passati sostenne che bisognava convivere con le mafie. La commissione con le mafie, convivere con le mafie. La scelta non è quella di convivere, la scelta è quella di debellare le mafie. Così si afferma la cultura della legalità. Io sottoscrivo anche da questo punto di vista tutto quello che ha detto Luigi De Sena. Però c'è stata la politica della convivere, del contenere i momenti di emergenza, di non dire, si parla, è stato detto recentemente che dall'Unità d'Italia oggi, quindi dal 1861 oggi, quello che ha caratterizzato il rapporto tra istituzioni e criminalità è stato il rapporto, la cultura dell'indicibile, cioè che è meglio non dire certe cose, è meglio non far sapere, è meglio che certe cose non si sappiano perché sennò si potrebbe in qualche modo alterare, diciamo, l'immagine di uno Stato efficiente e di uno Stato che punta ad affermare in ogni momento la legalità. Ma diciamo il rapporto tra Camorra e istituzioni c'è stato e dimostrato in quelle sentenze che nessuno legge. Si è parlato non di antistato, si è parlato di reciprocità funzionale tra esponenti politici, esponenti amministrativi, esponenti del mondo delle professioni, esponenti istituzionali ed esponenti di vertice della Camorra. Quello che abbiamo definito nelle sentenze, il rapporto Camorra, affari e politica, è che è nato, diciamo, non è nato, che si è sviluppato gli appalti della ricostruzione dopo il terremoto del 1980, era un rapporto strettissimo in cui ciascuno dei soggetti verificava quotidianamente la funzionalità e la proficuità del rapporto. La stessa cosa è avvenuta in Sicilia con il famoso tavolino mafioso, di cui certamente così giovani non hanno mai sentito parlare, ma quelli di un'età un po' più avanzata sicuramente si ricorderanno. Ebbene, tutto questo ha contrassegnato i rapporti ambigui di reciproca funzionalità, di indicibilità tra istituzioni e organizzazioni mafiose. Potrei citare esempi, ma non lo faccio proprio per verità. La verità è questa, che diciamo, lo Stato non ha mai, dall'Unità d'Italia ad oggi, mostrato di volere contrastare efficacemente ed effettivamente le organizzazioni. Lo ha fatto con il terrorismo, non l'ha fatto con il terrorismo. E questo abbiamo ancora adesso le mani. E questo non siamo ancora un paese normale, nonostante quella che è stata l'azione della magistratura che ha pagato insieme alle forze dell'ordine un prezzo di sangue altissimo. È vero quello che diceva il dottor Olinda, l'isolamento, la supplenza, ci pensano i magistrati, ci pensano le forze di polizia, la cosa non ci riguarda. Questo è stato l'errore gravissimo. E non è mai stata fatta quella che avrebbe dovuto essere fatta per contrastare la criminalità, quella scelta, troverò sul concetto di scelta alla fine del mondo. C'è una scelta di priorità, non si è mai detto io vogliamo eliminare questo fenomeno, e questo fenomeno e l'eliminazione di questo fenomeno è una priorità dell'azione politica. Nessun governo dall'Unità d'Italia ad oggi ha mai considerato la sconfitta della mafia come una priorità della propria azione politica. E anche se poi diciamo con il prezzo della vita dei nostri colleghi, dei tanti esponenti delle forze dell'ordine, abbiamo avuto, grazie a questo prezzo pagato, abbiamo avuto una legislazione molto importante. E il mondo civile ce l'abbiamo, ma è uno strumentario normativo che in buona misura non riesce ad essere usato in modo efficace perché mancano le altre scelte,
manca ad esempio la scelta di rendere finalmente la giustizia nel nostro paese più scelta. Nonostante che ci sia una norma costituzionale, l'articolo 111, che dice che il processo giusto è quello che si celebra sì nel contrasto del conflitto e nel confronto delle parti davanti a un giudice terzo, ma è anche quello che si celebra in tempi ragionevoli. Possiamo parlare di una giustizia che si celebra in tempi ragionevoli nel nostro paese? Risparmiatevi gli esempi, sono penosi. Non abbiamo una giustizia efficiente. E la inefficienza della giustizia è il più grande regalo che si possa fare alle organizzazioni. Allora la prima priorità in assoluto che occorrerebbe perseguire da parte di qualunque governo sarebbe quella di rendere una giustizia efficiente. Abbiamo invece visto trattare negli ultimi 20 anni i temi della giustizia come una questione di regolamento di conti tra politica e magistratura, per la verità unilateralmente, della politica verso la magistratura. E non come un vero effettivo recupero di efficienza per una giustizia moderna capace di fronteggiare ogni tipo di criminalità organizzata, perché poi non c'è solo la criminalità organizzata mafiosa, come non c'è solo quella terroristica aggressiva, c'è una forma di criminalità organizzata comune che prende piede nel nostro paese, ha preso piede nel nostro paese, sono organizzazioni di malaffare che di mafioso hanno poco o nulla e che hanno il componente mafiosa, no? come estrazione, ma che si comportano come delle vere e proprie organizzazioni segrete, volte diciamo all'arricchimento attraverso il malaffare, attraverso il controllo delle fonti di reddito pubbliche e private. Vi ricordate, no? Le cricche varie, degli appalti, i sistemi gelatinosi e i furbetti del quartierino, che hanno di mafioso queste organizzazioni come componente? Ma sono organizzazioni criminali che tendono a depredare fondi pubblici, denaro pubblico, miliardi. Non c'è solo la Salerno-Reggio Calabria nel nostro paese come fenomeno di dilapidazione e depredazione illegale, criminale del denaro pubblico. Allora, c'è tutto questo, c'è tutto questo. Quindi la priorità, rendere efficiente la giustizia, rendere più efficiente le forze di polizia, modernizzare il sistema penitenziario. Abbiamo secondo voi un sistema penitenziario degno di un paese civile? No. Sappiamo tutti che il sistema penitenziario è criminogeno quando non funziona secondo quello che vorrebbe l'articolo 27 della Costituzione, cioè quando non è finalizzato al recupero, alla rieducazione, al riscatto del condannato. Abbiamo un sistema penitenziario che non funziona e che è di per sé criminogeno. Si esce dal circuito penitenziario più delinquenti di solito di come si è entrati. Abbiamo l'esempio di un'organizzazione criminale, la nuova camorra organizzata di Cutolo, che è nata nell'ambito penitenziario, che si è consolidata, diciamo, nel carcerato. E le cose da allora non sono cambiate. Anche di questo si parla molto. Ma non si fa niente. Vedete quante scelte di priorità dovrebbero e potrebbero essere fatte, senza cercare neanche la scusa dei soldi che non ci sono, perché è vero. Ora, Luigi De Sera parlava dell'impiego dei fondi strutturali europei, benissimo. Ma perché non impiegare questi fondi strutturali anche per far funzionare la giustizia, la sicurezza e il sistema penitenziario, che sono i pilastri della deterrenza antimafia e contro tutte le organizzazioni criminali? Perché non si va da questo? Mi avvio a conto. Una volta, quando ero coordinatore della Procura Distrettuale di Napoli e davamo la caccia ai latitanti stragisti del clan di Casalesi, il ministro dell'Interno dell'epoca, Roberto Maroni, che veniva spesso, per la verità, e diciamo che ci faceva molto piacere, veniva spesso a Caserta a incontrare i magistrati delle forze di polizia, lo ricorderai che c'è neanche lui, ci chiese con uno stentato candore: ma secondo voi magistrati che si deve fare
per sconfiggere il male. Che cosa possiamo fare? E noi gli rispondemmo. Le cose che ho detto io ora in modo un po', diciamo, anche disordinato. Ma alla fine con quello dovete fare politica. È con la politica che si sconfigge il male. Noi possiamo contrastare con i mezzi che abbiamo. Ma è con la politica che si sconfiggono veramente il male. Che poi si deve cominciare a attuare i principi della Costituzione. Chi citava la Costituzione? Mi pare il senatore Pedizzi all'inizio, no? Diceva la sussidiarietà, la solidarietà e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'articolo 3, l'articolo 34. La mancata attuazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la mancata attuazione di tutto l'articolo 3 è un altro gran bel regalo che si fa alle organizzazioni mafiose, perché sappiamo bene che le organizzazioni mafiose si infilano nelle disuguaglianze per fare affari con i forti senza scrupoli. Pensiamo solo alla tragedia dei rifiuti a Napoli. Da dove è nata? Dalle organizzazioni mafiose del Frate Casalesi che smaltivano illegalmente i rifiuti che venivano prodotti dalle ditte del nord e li smaltivano. E perché le ditte del nord si rivolgevano al Frate Casalesi? Per risparmiare. Perché c'era ancora una volta quella reciproca funzionalità tra l'impresa apparentemente legale e l'organizzazione mafiosa. Quindi fanno affari con i forti e reclutano i deboli. Vanno a pescare la manovalanza criminale nelle sacche di disperazione, di disoccupazione, di emarginazione. Il rapporto Svimez, che citava il senatore Pedrizzi prima, è agghiacciante. Ci rappresenta cifre per il 2012 con proiezioni ulteriormente negative per il 2013 che fanno paura. Si parla di una riduzione del prodotto interno lordo per il mezzogiorno pari al 6% a fronte del 4% nazionale. Si dice che negli ultimi 4 anni, 2007-2011, il mezzogiorno ha perso 150.000, anzi 147.000 posti di lavoro, pari al 40% dell'occupazione nel mezzogiorno. La disoccupazione giovanile nel mezzogiorno, l'ha detto la Banca d'Italia nell'ultimo rapporto, ormai sfiora il 40%. E allora, vedete che problema enorme, anche per un contrasto efficace, vero, alla criminalità organizzata, cioè, è dato dalla crisi economica. Da questo rischio, dice il rapporto Svimez, di desertificazione industriale del mezzogiorno, per cui poi si propongono politiche, diciamo, di industrializzazione del mezzogiorno. Non è vero, per esempio, caro Luigi, che ci sia stato che gli incentivi e che le agevolazioni siano andate e che siano andate perse nel mezzogiorno. Le imprese del centro nord hanno avuto molto più incentivi negli ultimi 4 anni delle imprese del centro nord. E perché? Ma questo ce lo spieghiamo. Ce lo spieghiamo col fatto che il mezzogiorno affanna anche per il peso della criminalità organizzata. Ma chi volete che venga a investire nel nostro mezzogiorno quando sa, come è sempre accaduto, di dover scendere appalti col capo mafia e col politico di riferimento locale, dividere le percentuali sugli appalti con l'uno e con l'altro? Come è accaduto? Sono stati anche indagati, processati gli imprenditori che sono venuti a appalti. Sono venuti qui nel mezzogiorno sapendo di doversi mettere d'accordo. Questa è la realtà. Chi volete che investa qui in questa situazione? E allora, concludo. Lotta alla corruzione, non ne parliamo. Abbiamo una legge, io ho sempre detto, hoc iure utitur. Se il Parlamento ci ha dato questa legge, faremo con questa legge. Non ci piace molto. Abbiamo dei rilievi critici, è il nostro diritto e dovere segnalarli, lo abbiamo fatto. Abbiamo per esempio segnalato che la concussione per induzione che penalizza il concusso potrebbe non funzionare, perché nessuno parlerà più sapendo di andare incontro alla pena per avere, diciamo, dichiarato di aver pagato. Si poteva per esempio prevedere, ammesso che si voleva, diciamo, per una scelta insindacabile, di penalizzare il concusso, si poteva prevedere una causa di non punibilità nel caso di collaborazione del concusso, non è stato previsto. Così come non è stato previsto l'autoriciclaggio, era una buona occasione per prevederlo, così come è stato previsto
un recupero, diciamo, di funzionalità delle norme che reprimono il falso in bilancio e tante altre norme, diciamo, cioè che sono state, secondo il nostro avviso, diciamo, a torto modificate negli ultimi anni. Ma comunque, ripeto, occhio, iure, utile, faremo con quello che il legislatore ci ha dato. Sul riciclaggio, è veramente finito, sul riciclaggio, guardate che il sistema di riciclaggio che nel nostro ordinamento ricalca l'ordinamento europeo, la terza direttiva europea, funziona poco, ed è destinato a funzionare ancor meno dal momento che, essendo rimessa all'istituto creditizio la segnalazione dell'operazione sospetta, in questo momento di crisi in cui gli istituti creditizi hanno bisogno, diciamo, di liquidità, hanno bisogno, i controlli rischiano di scadere, rischiano di attenuarsi, e quindi c'è un rischio che il sistema antiriciclaggio, così com'è, funzioni ancor meno di come già non venga funzionato in passato. E il riciclaggio è il cuore della criminalità organizzata, non lo dico io, fu detto nel 1999 al Consiglio Europeo di Tampere, se ne accorsero i nostri amici e partner europei, è il cuore della criminalità organizzata, funziona il nostro sistema antiriciclaggio. Possiamo fare qualche cosa per farlo funzionare meglio? Sì, per esempio l'Unione Europea, che è sensibile a questo, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, che comincia a prevedere anche in modo estremamente fattivo la cooperazione giudiziaria in campo penale, comincia addirittura a prevedere delle figure di reato di rilievo transnazionale, quindi di interesse europeo. Bene, dopo il Trattato di Lisbona del 2010, tra le figure del 2010, c'è una grande sensibilizzazione a livello europeo. C'è stata una direttiva nel dicembre 2011, una direttiva del Parlamento europeo votata all'unanimità contro la criminalità organizzata, come lo sapete bene, che tra l'altro ricalca gran parte, diciamo, delle linee legislative della nostra legislazione. È in cantiere una direttiva europea nel campo del sequestro e della confisca sul piano dell'Unione Europea, che è molto importante, ma naturalmente siccome gli ordinamenti si confrontano e non sempre sono, si armonizzano, perché il limite tra l'altro del diritto, voglio anche dire questo, scusate se prendo ancora 30 secondi, un altro limite che avrebbe superato con la volontà politica a livello questa volta europeo sarebbe quello di dire la criminalità organizzata ha una estensione, una espansione transnazionale, quindi dobbiamo contrastarla sul piano transnazionale. Come si contrasta sul piano transnazionale? Armonizzando gli ordinamenti. Non abbiamo ancora ordinamenti armonici, anche perché il diritto penale in ciascuno Stato è legato alla territorialità di quello Stato, è espressione della sovranità di quello Stato e della territorialità di quello Stato, per cui a volte, spesso, si, pur volendo cooperare tra paesi europei, si constata che si parlano linguaggi diversi, solo per mettersi d'accordo su quella che era, per esempio, l'ultima direttiva che è in fase e in itinere al Parlamento europeo, per mettersi d'accordo su quella che è la confisca allargata, il nostro 12 septies, voglio a far capire ai nostri partner europei che cos'è il 12 septies e la confisca allargata, però è indispensabile, e se non l'avremo a livello europeo, diciamo, tutti i nostri sforzi, una parte dei nostri sforzi saranno la crisi. E allora, alla fin fine, dicevo, la crisi, che cos'è la crisi? Sapete che significa, dove viene la parola crisi? Viene dal greco crisis, che significa scelta, crisi significa scelta, crisis. Che significa? Che ogni situazione di instabilità, di precarietà, di pericolo impone di uscire con una scelta. Noi siamo di fronte, oggi, non oggi, di fronte a scelte ineludibili, alle quali ci chiama questa situazione di crisi, grave, profonda, senza precedenti. Speriamo, auguriamoci, operiamo, per non farci trovare nel momento in cui l'ora delle scelte batte alle nostre porte, drammaticamente impreparato. Grazie. Grazie, procuratore Preti. 5 minuti, non di intervallo, è tecnico per cambiare il